Siamo tornati. Siamo qua, siamo sempre qua, pronti, okay. E oggi dobbiamo parlare di tutto ciò che è radio. Di cosa parliamo? Di solito parliamo di un sacco di minchiate, non è questo. Ecco. Diciamo un sacco di stupidaggine, tu lo sai benissimo. Però questa volta, siccome questa l'inizio di questa puntata in realtà viene utilizzato. Sì, è una puntata speciale questa. Ok, per un video, sì. poi tutti lo sentiranno dopo, sì, in realtà. È sempre di Alter Pirla che fa sensi. Che facciamo? Quello che viene, viene. Esatto. Da tanto tempo ormai. Assolutamente, sì, lo ricordiamo velocemente. Il programma è nato una sera, eravamo a cena, stavamo facendo due chiacchiere. Il nome è nato così. Esatto. Sì? E poi dici, ma dobbiamo fare un programma, ma che programma facciamo? Ma che ne so, boh, ma senti, ma boh, vai, quello che viene, viene. Eccolo qua, ed questo sarà il nome del programma, infatti è diventato il programma più imbecille della radio. Va bene, siamo io e te, Oscar Pavanello e Flavio Zagato, eccetera. E vabbè, noi non è che ci dobbiamo tanto. No, che cosa c'è? Andiamo da a dire? Parlare degli altri. C'è poco da dire, andiamo dobbiamo presentare tutti gli altri. Per esempio. E parliamo di quello che non parla. L'unico, esatto, che in radio non parla, noi parliamo subito di lui. Però è bene che non parla, nel senso che tutto quello che mette a livello musicale pompa allora, di brutto. Ti do un'anteprima, magari tu lo sai già. Dai. Allora, stiamo parlando di Mauri DJ, ovviamente, che tra l'altro alla festa della radio, ovviamente, è il DJ ufficiale, che sarà lì con il vinile. Assolutamente, quest'anno con il vinile, quindi veramente il DJ di una volta. Quello che ci sa fare con i dischi. E lui nel nostro palinsesto ha un programma storico ormai, perché è dall'inizio della radio, che si chiama Club Mix Classic. Esatto, ed è Mauri DJ. Poi c'è un altro mitico, storico, classico. Ne parliamo sempre. Lui ha cominciato subito con noi, anche se per un certo periodo non ha parlato mai. Ti ricordi che mandava le compilation, le playlist, eccetera. E poi a un certo punto, ma c'era un motivo che non raccontiamo, sì. Dopodiché ha deciso di tornare in voce, perché lui ha fatto DJ per tanti anni. Stiamo parlando dell'onnipresente, perché parleremo di tre programmi fatti da lui. Si chiama Bruno Brunelli. Bruno Brunelli, sì, Rock Selection, ed è veramente Rock Selection. Io ho imparato tantissimo da lui, perché nei primi periodi, quando li facevo regia, ascoltavo tante cose di musica rock che io non credevo neanche esistessero, ed è veramente rock di grande qualità. E tu va a cercare tutte le chicche, non è che manda le è robe il nostro solite, grande Bruce contenitore musicale. Lui è il nostro contenitore. Tu hai parlato di Luen, e a proposito di Luen è nato un duo, secondo me fantastico, unico. Per caso, tra l'altro. Esatto, con un programma altrettanto bello, fantastico e unico, che si chiama Jumping into the Past. Sì, Jumping into the Past è un programma. No, Pest, non Past. No, Pest, sì. Quello Pest. Va bene. Quest Pest è no. Quello là famoso. No. Bruno, dai, diglielo. Jumping into the Past. Past. Come si dice? Loro parlano in ogni puntata di un anno, sì. E di quell'anno raccontano un po' tutto, da Sanremo agli aneddoti. Sono tutto parla, esatto. E la musica ovviamente di quell'anno. E qui introduco invece, tornando a parlare di Bruno Brunelli, un altro suo format, perché ne ha fatti 50.000, che ha ideato insieme a un altro ragazzo che andiamo a presentare. Un altro onnipresente in radio, anche in radio. Cioè, lui è molto presente anche come voce. Ma al di là della voce è sempre chi? No? È sempre qui, giorno, notte, sabato, domenica, è sempre, è sempre disponibile, sempre è la sua come la nostra passione, quindi sempre qui. E stiamo parlando di Daniele Damiani, e insieme hanno creato un programma che si chiama Match e Revenge, cioè un match vero e proprio di musica. No, quello che è andato in onda venerdì scorso è stata una roba, ma l'aveva promesso di farlo. Sì, sì, cioè, io gli ho scritto anche, ma non mi hanno risposto. Vabbè, hanno fatto le orchestre. Ci stava anche quello. Anche i teppisti dei sogni mi hanno mandato in onda. Sì, hanno mandato di quelle cose inascoltabili. Poi Daniele Damiani effettivamente è entrato nella nostra grande famiglia con un'idea di un format veramente bello, particolare, molto, che mancava molto, e che dà molto. Tantissime informazioni. Noi stessi, e io stesso personalmente lo utilizzo quando devo spostarmi da qualche parte, anche se lo faccio poco, che si chiama Globetrotter. Sì, perché è il format dei viaggi, quindi loro, esatto. E anche dei viaggi fatti non necessariamente tirando fuori tanti soldi, anche molto all'avventura. No, esatto, no? Tante curiosità. Da pochissimo tempo si è, diciamo, affiancato a Daniele Damiani un altro simpaticissimo ragazzo che viene chiamato proprio in maniera simpatica Fabietto. E insieme stanno conducendo Globetrotter. Molto probabilmente Daniele Damiani lascerà Fabietto nella stagione settembre in settembre in poi, in esatto, poi a condurre Globetrotter.
Totter. Perché se no lui dice che sono sempre me. Esatto. Però qua insomma va bene va tutto. Bene, ok. Poi cosa c'è? E poi cambiamo completamente argomento e andiamo su quello che è un argomento di musica nuova, giovane e non, perché in effetti questo programma che si chiama Emotion in the Voice, condotto da Enzo Pellegrino, esatto, è nato per la musica emergente, comunque continua con la musica emergente, ma ha avuto tantissimi ospiti anche di spicco molto molto più importante certo. Sulla musica italiana. Dopo passiamo a Due Pazzi. Sì, questi sono arrivati qua, non so se te lo ricordi tu, sono arrivati tranquillini. Sì, loro erano tutti timidini, facevano le trasmissioncine da casa, esatto. Tutti attenti a ogni cosa. E prima di dire tutto devo dire many many more. Eccoli qua, indovina chi sono? Stormfest, Daniele e Stefano. Sì, noi abbiamo un sacco di Daniele, vabbè. Qui sono tutti Daniele, dopo non bisogna neanche un altro. Bellissimo il programma, loro parlano a 360 gradi dei festival che vengono, si svolgono in tutto il mondo. Esatto, oppure manifestazioni insomma particolari e devo dire che è molto molto interessante, tra l'altro da dirsi è uno dei programmi che ha il picco d'ascolto quasi sempre. Esatto, uno degli ultimi arrivati, ma non per questo ultimo, assolutamente, che ha portato no? Una bellissima altra idea di un altro bellissimo format è Roberto Carlisi, che ha portato un format diciamo nuovo per la radio, no? Perché sì, perché in radio si parla di TV, esatto, e quindi è difficile descrivere la televisione, esatto, in radio, però lui parla di programmi storici, esatto, e quindi riesce in qualche modo comunque sta raccontando tutta la storia della televisione, è partito proprio dalla storia della televisione per arrivare poi dai primi anni a spiegare tutti quelli che sono diventati grandi colossi della televisione, i grandi format, e proprio per questo il format si chiama Mille Luci sulla TV. Ma tu che sai tutto, non è la RAI, ha già parlato? Sì, ha già parlato. Porca miseria. Ha già parlato. Se no glielo bocciavo. Va bene, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Questa volta è un format. Questo è serio. Importante. Impostiamoci. Esatto, sarà importante, okay, perché parliamo di salute. E il programma si chiama Salutiamo, originale anche qui il fatto che è Salutiamo. Bellissimo. Quindi con le maiuscole dove ci devono essere per giocare con le parole, e Salutiamo diventa Salute Ti Amo praticamente. Esatto. Quindi salute e benessere a 360 gradi con Luigi, Silvia e Marcella e Dulcis in Fundus. Che non è ancora entrato, ma sta entrando. Quindi la settimana. Però a me non mi sta mica tanto bene. Lo so, pensavo di essere un tuo omonimo. No, è arrivato un tuo omonimo. Magari, allora, il prossimo che entrerà si dovrà chiamare Oscar. Perché sennò sarà dura trovare qualcuno che chiami Oscar. O se no, io da domani sono Fox, va bene? Va bene, tanto per cambiare. Stiamo parlando di Flavio Ida, che salutiamo e che a breve insomma godremo alla voce, al suo, tra l'altro anche una bella voce, un po' strada bella voce. Andiamo avanti. Non meno bello il nome invece di un duo che sono arrivati anche loro da poco, che sono Mauro e Simona, e conducono un altro bel programma di gossip. Oh, micidiale, altro simpatico. Vanno a beccare di quelle notizie, parlano sempre, cioè un qualcosina sul sesso c'è sempre. C'è sempre, quello non deve mancare. E non doveva mancare anche all'interno di DJ Fox Radio qualcosina che parlasse di queste cose qua. E il format si chiama L'ora dei fatti. Mauro Simone, nelle ultime puntate è entrato un altro personaggio che si chiama Andrea, che salutiamo. Da settembre ulteriore evoluzione. Sì. Si cambia. Poi parliamo di un altro Daniele, tanto perché non abbiamo parlato di Daniele, non ce l'abbiamo abbastanza. Allora, Daniele, questa volta Daniele, lo diciamo anche il cognome Santini, così, sì. Ecco, che anche lui timidamente è entrato a far parte di questa bella famiglia, ha scelto un bellissimo format italiano, tutto italiano, perché lui è un grande intenditore di musica italiana. Esatto. Il format è Casa Fox Italia, giusto? Non si poteva chiamare in altro modo. Non è che potevi chiamarlo in un altro modo con l'Italia in mezzo. Questa volta c'entri ancora tu. Ma come mai? Ogni tanto ci sei in mezzo anche tu. Va bene. È la montagna dentro la piramide. Sì. Questo è un programma particolarissimo perché. Scusami se sorrido, ma mi vengono in mente acronimi che dice il nostro Bruno. Sì, cioè che lui parla del bacello nel pisello. Il pisello nel bacello. Va bene, ma tanto è sempre lui, lo sappiamo, l'incontentabile Brunelli. La montagna format, dentro la piramide è un programma, io vorrei chiamarlo magari esoterico, cioè è un programma che non abbiamo messo neanche una canzone, comunque no, vabbè, fa niente. È un programma che parla di energie principalmente, di cose di cui non si parla sempre, del fatto di volersi bene e del non farsi prendere dal logorio della vita moderna, cioè non fatevi prendere dalle cose, cercate di dominare voi la vita e di non farvi dominare. Molto molto io, bello, insieme a Isabel, che è una grande persona, e con da qualche... l'incursione di Luen, sì, da qualche tempo è arrivata anche Luen con Nanu. Nanu, sì. Nanu. Ascoltatelo perché non si può dire altro.
Collegandoci a Flavio, Isabel e Luen, ma soprattutto più a Isabel, esatto. Isabel, lì spunta fuori il Matteo Turrisi della situazione Astrawork in arte. Ah sì? Astrawork in questo arte. Questo lo scopro adesso. Che è l'unico, insieme a Mauri DJ, che non canta. Che non parla. Non parla. E non canta neanche. Però. Anche se quando ha parlato qualche volta insieme a Stefano e Daniele era sono venuti fuori completo. Di quelle cose che. Okay. Con un bellissimo programma di musica altrettanto bellissima, molto ricercata, che si chiama Soundscape. Yeah, molto bella. Dulcis in fundus. Per finire, ovviamente, anche il blocco. Per finire, dobbiamo dire che esiste un programma che va in onda molto presto la mattina alle 7:30. Sì. Che non ha un conduttore perché ne ha 100.000. Esatto. Chiunque vuole se lo fa e lo manda in onda. E si chiama Condominio Fox. Fox. È quello che viene di tutto. Sì, proprio esatto. E è viene un fuori di una roba che veramente fanno di quelle cose. Sì, anche perché chi fa il programma seriamente nella sua normalità, Casa Foxità, cioè Condominio Fox, sì. In realtà esce lo fa, fuori il meglio di sé. Esce fuori il peggio di sé. Il okay. Peggio di sé. Vabbè, detto abbiamo questo, detto tutto. Noi salutiamo dobbiamo tutti. Ringraziare tutti, esatto. per questi tre anni di musica e di radio, e dobbiamo dire grazie a loro se noi ci siamo. Sì, dobbiamo ringraziarli anche per essere qui con noi, per essere le persone che sono, sì. per il gruppo che si è creato, per l'amicizia con tanti che si è creata, per la collaborazione, per tutto. Siete veramente dei grandi e da parte nostra assolutamente. Non possiamo che dire grazie. Adesso, a parte che è finito il blocco, ma dobbiamo mandare una canzone che siamo anche esatto, e alla festa ci divertiamo. Assolutamente. Adesso si balla, ragazzi. Musica go-go. Ok, vai, ciao.